Ciao Roberto, benvenuto in questa mattinata e in questa fetta di vita. Vi lascio da soli, chissà quante cose avete da dire. Prego, prego. Buongiorno dottore, la ringrazio di questa telefonata perché credo che ci debba annunciare qualche cosa. Beh sì, mi sa che è giunto il momento di dire che è ufficiale che vieni via con me e Fabio si farà sulla sette. E quindi... hanno, dopo che per lungo tempo hanno cercato di, come dire, cancellarla, dimenticarla, renderla impossibile, sono felice che la sette invece ridà la possibilità di poter di nuovo tornare a parlare, di nuovo tornare a raccontare, per quanto mi riguarda di nuovo tornare a parlare a un pubblico che spero il più ampio e trasversale possibile. Aspetto ovviamente Fabio che finirà il tempo che fa e poi a maggio sarà libero di poter lavorare a pieni via con me, e quindi per me è anche, come dire, non solo una nuova esperienza, ma anche un'esperienza particolarmente emozionante, perché per la prima volta torno a pensare a un progetto televisivo e alla possibilità di farlo in un luogo che credo possa essere, non solo in questo momento, ma anche in futuro, un territorio di libertà e di creazione. Ecco, e questo mi è molto mancato in un anno in cui in Rai invece sentivo di essere mal sopportato e soprattutto non amato in nessun modo da questo governo, come se questa fosse una condizione per non parlare. Quindi sono molto contento. Io la ringrazio, siamo onorati di ospitarla nella nostra televisione e sono sicuro che avremo anche fatto un notevole servizio al nostro pubblico, perché credo che sia veramente poco decente che una persona come lei, che dà tanto valore aggiunto a questo paese, sia costretto ad emigrare, anche se io sono fortunato, perché sono la terra che riceve le migranti, e che sia costretto a fare una trasmissione in una televisione che purtroppo è piccolina, ma speriamo che con la sua presenza, con la presenza di Fabio a partire dal 1° maggio, riusciremo a renderla ancora più grande. La ringrazio e grazie ancora tanto. Grazie. A lei. Un abbraccio a tutti.